Convincente affermazione del Prato che supera per 2-0 il Cannara nel turno infrasettimanale di campionato. La squadra biancoazzurra ha sbloccato il risultato solo nel finale di partita, ma ha dominato la gara colpendo anche due pali contro un Cannara iperabbottonato. Il Prato presenta il suo biglietto da visita protestando per la mancata concessione di un calcio di rigore. Contatto in aria su Bicini Moreo, l'arbitro lascia correre. Replica del Cannara con una delle rare uscite offensive degli Umbri con un colpo di testa di su Bicini fuori misura. Ancora il Prato con il triangolo Fofana-Bazoffia e conclusione di quest'ultimo ribattuta da Battistelli. Il primo tempo finisce in archivio ancora con un'occasione griffata dal Prato, cross di Bazoffia e colpo di testa di Quassi fuori misura. Abbiamo fatto sicuramente un'ottima prova che chiaramente viene valorizzata poi dal risultato, quindi complimenti ai ragazzi perché sono stati veramente bravi a tenere la testa alta nonostante venissimo da un periodo non felicissimo. Nella ripresa il monologo offensivo del Prato prosegue con lo scatenato Quassi che colpisce il palo con una conclusione dal limite. Sulla ribattuta del montante Moreo mette in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La squadra di De Petrillo aumenta il proprio forcing. Ancora Quassi impegna severamente Battistelli. Il Cannara è alle corde. Al 74esimo Carrotta tiene ancora in allerta il portiere Battistelli con una conclusione fuori misura. Mentre Moreo colpisce il secondo palo di giornata per il Prato con una conclusione dal limite. La squadra biancoazzurra aumenta ancora i giri al proprio motore. Moreo ancora pericoloso, Battistelli sempre reattivo. All'87esimo l'episodio che decide il match: fallo di mano in area di rigore di Subicini che induce l'arbitro a concedere il calcio di rigore per il Prato. Furenti le proteste degli Umbri con la conseguente espulsione del tecnico Farsi. È un primo tempo comunque equilibrato, nel secondo tempo il Prato ci ha messo un po' le corde e va valutata la pre nella prestazione, va valutato che il risultato è giusto, però poi se andiamo a vedere come è stato sbloccato viene fuori da un calcio di rigore che ho appena parlato ora con ma poi ho visto bene anche la panchina, con un braccio lungo il corpo così, il braccio non è che nemmeno ampio, niente, fischiare rigore a 5 minuti alla fine. Dal dischetto, Moreo è chirurgico e porta avanti il Prato. La partita si mette in discesa per la squadra di De Petrillo, che proprio durante il tempo di recupero riesce a raddoppiare con la pregevole giocata griffata da Marini. Finisce 2-0 per il Prato, che nella fattispecie vince e convince.